Allora, ieri abbiamo introdotto il concetto, abbiamo dato l'indicazione di misura positiva, abbiamo visto le prime proprietà. Poi abbiamo introdotto il concetto di misura misurabile e poi abbiamo dato la definizione integrale. Prima di fare la terna di teoremi di cui ho parlato ieri, cioè Beppo e l'Effeg, dobbiamo fare un piccolo risultato, noi abbiamo uno spazio X sigma mu spazio di misura poi abbiamo una successione F con N tale che F con N da X a valore in R è misurabile per ogni N appartenente a N e poi supponiamo che il limite di F con N di X faccia F di X. O, anche se non ho spiegato i dettagli e non li spiegherò, fatemi scrivere per quasi ogni x appartenente a x. Quasi ogni x significa a meno, diciamo, per ogni x appartenente a x grande meno n, tale che mu di n è uguale a 0. Cioè, quando andiamo a scrivere certo numero di affermazioni, non sarà necessario in realtà che queste affermazioni siano vere per ogni x. In questo caso, per esempio, basta che questo limite sia uguale a f di x per quasi ogni x, cioè a meno di un certo insieme di misure. Questa affermazione cosa dice? Dice che il limite puntuale di f con n è uguale a f. Quindi noi sappiamo solo che questa successione converge puntualmente. Allora, tesi. Per semplicità supponiamo che questo sia un numero reale, così anche la F a valore in R. La tesi è che F è misurabile per n. Ok? Anzi, in realtà, nella dimostrazione dimostreremo qualcosa di più generale. Andiamo a fare la dimostrazione. Io ho scritto il caso più interessante, però nella dimostrazione si capirà che in realtà è vero anche di più. Prendiamo g di x la, diciamo, supponiamo di avere una successione f con n di x misurabile come nel caso precedente. Andiamo a prendere, ecco, vabbè, facciamo così, prendiamo g di x uguale all'estremo superiore su n di f con n di x, cioè prendiamo l'estremo superiore di tutte queste funzioni. Allora, cominciamo a vedere che questa funzione è misurata, ok? Allora, chi è g a meno 1 di a più 1? G a meno 1 di a più infinito è uguale all'insieme degli x appartenenti a x, tale che g di x è maggiore di a, e questo è uguale
scrivo qua all'insieme degli x appartenenti a x, dal che esiste un n appartenenti a n, dal che fn di x è maggiore di a. E quindi, se andate a vedere, questo non è altro che l'unione per n che va da 1 a infinito di f con n a meno 1 di a infinito. Ok? Non è altro che l'unione di questi insiemi qua. Ora, se la f con n sono misurabili, noi sappiamo che questi insiemi sono tutti misurabili. Siccome questa unione è numerabile, questo insieme appartiene a sì. Ok? Quindi, se noi prendiamo una successione di funzioni misurabili e facciamo l'estremo superiore di questa successione, automaticamente è misurabile quadratico. O se lo facessimo con l'estremo inferiore, il risultato sarebbe altrettanto analogo, perché in quel caso useremmo le semiette aperte sinistre. Se vi ricordate che affinché una funzione sia misurabile, basta che le controimmagini delle semiette aperte destre siano misurabili, le controimmagini delle semiette aperte sinistre siano misurabili. Ora dici, cosa c'entra questo punto? C'entra sì, perché chi è f di x? F di x è uguale al limite, ma è uguale, il limite è uguale anche al massimo limite, no? È uguale al massimo limite di f con n di x. E chi è il massimo limite? È l'estremo inferiore su k dell'estremo superiore per n maggiore o uguale a k di f con n di x. Adesso se lo guardiamo come funzione, qua cosa stiamo facendo? L'estremo superiore di una successione di funzioni misurabili. Sono tutte la f con n? No, però il fatto che partiamo da k in poi non fa niente, perché tanto sono tutte misurabili, quindi l'estremo superiore sarà una funzione misurabile. Poi di queste funzioni che sono tutte misurabili, dobbiamo fare l'estremo inferiore, che essendo tutte misurabili sarà ancora una funzione misurabile. Quindi f di x, la funzione f è misurabile. Quindi questo è già un primo risultato bello, interessante, perché ci dice che se noi facciamo i limiti puntuali non abbiamo problemi, le funzioni erano misurabili in partenza, il limite puntuale sarà ancora una funzione misurabile. Quindi a quel punto la nostra funzione, per esempio, supponiamo che la nostra funzione erano positive, facciamo il limite puntuale è maggiore o uguale a 0. A quel punto la funzione è integrabile di default, è misurabile, è maggiore o uguale a 0, l'integrale è finito, infinito. Stop. Quindi non ci sono problemi assolutamente. Quindi non è come prima, per esempio, quando avevamo le funzioni integrabili secondo Riemann, tu cosa fai? Per provare un teorema di passaggio al limite usavi la convergenza uniforme, ma la prima cosa che dovevi fare è che il limite era integrabile secondo Riemann pure lui, e sfruttavi il fatto che la convergenza era uniforme per avere una, diciamo, se la convergenza era solo puntuale era, cioè, non si riusciva, cioè si possono fare dei controesempi nei quali il limite non è integrabile secondo Riemann, è successo con l'emergenza puntuale. Ok? Va bene, quindi da questo punto di vista già ci piace questo, perché vuol dire che noi possiamo fare tutti i limiti fino a che troviamo il limite puntualmente, non ci sono problemi di misurabilità. Gli unici problemi che possono venire con l'integrabilità, ripeto, sono dati dal fatto della finitezza degli integrali da parte positiva e da parte negativa. Se sono infiniti tutti e due ci sono problemi. Ok? Anzi, se sono finiti entrambi la funzione è L1 è meglio. Ok. Adesso
abbiamo tutto quello che ci serve per andare a dimostrare, ripeto, modulo il fatto del discorso che, diciamo, i limiti si fanno quasi ovunque, insomma, no? Quel discorso non lo voglio approfondire perché sennò ci perdiamo tempo, non ne abbiamo altro. Ok. Andiamo a vedere quindi il teorema di Bertorelli. Cosa dice questo teorema di Bertorelli? Dice, supponiamo di avere uno spazio di misura, il nostro solito spazio di misura, e supponiamo di avere una successione di funzioni f con n da x in R, f con n maggiore o uguale a 0. Poi supponiamo che f con n sia minore o uguale di f con n più. Però niente, cioè la successione è una successione monotona, non decrescente. In questo caso noi sicuramente possiamo fare il limite degli f con n, dell'f con n, che in questo caso è l'estremo superiore. Supponiamo che questo sia un numero reale. In realtà il ragionamento rimane vero anche se il limite da qualche parte, l'unico caso che dovremmo andare a considerare a parte, se il limite fa più infinito, no? Per esempio, se fa più infinito solo in un punto, non è un problema. Se fa più infinito in un insieme di misura positiva, allora vorrà dire che l'integrale di f farà più infinito, in quel caso devo dimostrare che gli integrali di f con n vanno a più infinito. Per evitare di scrivere cose, diciamo, casi particolari, il teorema è vero sempre, però io per semplicità me ne faccio una versione edulcorata, diciamo così. Ok? Il limite esiste sempre, noi ipotizziamo che sia un numero reale. Ovviamente questo limite è maggiore o uguale a 0. Qual è la tesi? Che l'integrale su x di f di x in del mu è uguale al limite su n dell'integrale su x di f con n di x in del mu. Quindi se la successione è monotona e non negativa, basterebbe semi-integrale, se il monotono è non negativo, quindi sarà una successione di funzioni non negative che sta crescendo, il limite si può fare utilizzando soltanto la convergenza attuale. Ok? Questo, convergenza attualmente è questo. La convergenza è monotono. Sì, e allora puoi passare al limite. Sì. Beh, è un bel risultato, no? Perché, diciamo, perché che cosa abbiamo? Abbiamo che tu non devi più verificare, per esempio, se c'è la convergenza monotona non devi verificare niente. Scrivi il limite, integrale il limite uguale al limite di integrale. Ok? Andiamo a fare la dimostrazione. Andiamo qua, dimostrazione.
Allora, andiamo a prendere. Allora, prendiamo una fi. Prendiamo fi. Allora, prendiamo alfa minore di 1. Ok? E prendiamo fi di x, una funzione semplice, minore uguale di alfa x, alfa f di x, ovunque, quasi ovunque. Per ogni x, per quasi ogni x. Ripeto, non approfondirò il discorso del quasi ovunque, ma il quasi ovunque perché si può giustificare, qual è la morale che ci sta sotto, perché si può dire quasi ovunque. Perché, innanzitutto perché si mette. Si mette perché questo fa, evita di dover scrivere a parte tanti casi particolari, no? Perché per esempio tu c'hai una funzione che in un certo punto è stata messa a zero oppure è stata messa a più infinito, ma quello non conta niente dal punto di vista dell'integrazione. E qual è il motivo sostanzialmente per cui si può fare? Si può dimostrare che scrivere i limiti, le disuguaglianze, eccetera, ovunque o quasi ovunque è la stessa cosa, perché siccome noi operiamo sempre con successioni, e una successione è innumerabile, gli insiemi eventualmente eccezionali, dove le cose non valgono, sono tutti quanti di misura nulla. Ma siccome la misura di un'unione innumerabile è minore o uguale alla somma della serie delle misure, è uguale se l'unione è disgiunta, minore o uguale se l'unione non è disgiunta. Ma se sono tutti gli insiemi di cui stiamo a fare l'unione sono di misura nulla, anche la loro unione sarà di misura nulla. E quindi ci si può sempre mettere, caso per caso, in un insieme al di fuori di misura nulla, al di fuori del quale tutte le cose valgono. Il concetto è che però, caso per caso, ti devi scegliere l'insieme in maniera diversa. Però non è importante. Perché non è importante? Perché l'integrale, gli insiemi di misura nulla, non li vede. Qualunque sia il valore della funzione, su un insieme di misura nulla, di qualunque funzione, su un insieme di misura nulla, anche più infinito, l'integrale, diciamo, su quell'insieme là, fa 0. Ok. Mostriamo che il limite dell'integrale di su x di f con n di x, quindi mu, è maggiore o uguale, scusate, prendiamo fi minore o uguale di f, è maggiore o uguale di alfa volte l'integrale su x di fi di x, quindi mu, per ogni alfa compreso da 0. Scritto così è meglio. Fi è una funzione semplice qualunque, no? Se io dimostro questo, cosa succede? Che questo limite integrale su x di esponente di x in del mu sarà maggiore o uguale dell'estremo superiore per alfa compreso tra 0 e 1 del estremo superiore di alfa volte, che poi posso mettere in evidenza e posso portare fuori, per l'estremo superiore per fi semplice fi
minore uguale a F dell'integrale su x più x in del mu, tale che phi è semplice e phi è minore uguale a F. Io posso fare, questo vale per ogni phi e per ogni alfa. Phi l'ho fissato semplice, arbitrario, sto fluttuando il mio uguale F. Allora, quando vado a fare l'estremo superiore? L'estremo superiore su questo mi dà l'integrale di F. L'estremo superiore di alfa tra 0 e 1 mi dà 1. Ok? E quindi, se dimostro questo, cioè questo ancora non l'ho dimostrato, se dimostro questo, il risultato è automatico. Cioè, il risultato, quale risultato? Che questo limite è maggiore o uguale di questo integrale. L'altro vedremo che faccio. Ok? Andiamo dunque a chiamare allora, abbiamo fissato phi e fissato alfa, adesso gli insiemi che vado a considerare dipendono sia da phi che da alfa, però non lo scrivo la dipendenza perché sennò la notazione diventa pesante. Andiamo a chiamare e con m l'insieme. Allora, scusate, scriviamo prima chi è phi. Phi di x si scriverà come somma per j che va da 1 fino a un certo k di lambda j per la funzione caratteristica di insieme con j. Ok? E l'integrale di phi di x su x in del mu a chi sarà uguale? Sarà uguale a somma per j che va da 1 a k di lambda j per la misura di j. Ok? Perché integrale si fa per definizione sulle funzioni semplici si fa così. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a chiamare e n j e n j l'insieme degli x appartenenti ad e con j tali che f con n di x è maggiore di alfa phi di x. Allora, chiaro questo? Quindi f con n sarà maggiore, ed x in generale sarà maggiore di che cosa? Di alfa volte per phi. Ma chi è phi? Se stiamo in e con j, siamo in e con n j, scusate, è lambda j, no? Quindi è maggiore di alfa per la sommatoria per j che va da 1 a k di lambda j per la funzione caratteristica di e con n j. Questo vorrà dire, ma questa è una funzione semplice che è più piccola della f con n. Questa qua è una funzione semplice, moltiplicata per alfa rimane una funzione semplice, che è più piccola di f con n. Questo vorrà dire che l'integrale di f con n
è maggiore o uguale di alfa o è per somma per j che va da 1 a k di lambda j per la misura di e con mj. Allora, se io riesco a provare la n sta in alto, ok? Adesso se io riesco a dimostrare che questa misura converge a mu di egogeni, questo è un numero fisso, perché non dipende da g, cioè scusate, n va infinito, questo tende al limite. Sì. Questo, se questo tende a questo, cosa ottengo a destra? Bene, questo è esattamente l'integrale di φ per A, che è esattamente quello che voglio dimostrare. Quindi qua mi verrà maggiore o uguale di alfa volte per somma di j che va da 1 a k di questo, che è uguale ad alfa volte per l'integrale. Ok? Ma secondo voi perché vale questo? Come sono fatti gli con NG? Gli con NG è una successione di insiemi non decrescente. Perché? Quando N aumenta, la Fn io so che aumenta. Quindi l'insieme dove f con n più 1 è maggiore, uguale di, è maggiore scusate, di alfa fi, questo insieme è più grande, perché fn più 1 maggiore di f con n è maggiore di questo. Quindi e con n più 1 j conterrà e con n j. Quindi è ovvio che questa successione è monotona per scelta. È altrettanto ovvio che e con j è esattamente uguale all'unione per n che va da 1 in di e con mg. È altrettanto ovvio. Perché? Perché f con n converge a f, ma f è più grande di φ, ma era maggiore o uguale. Ma siccome qua c'è alfa che è maggiore di 1, f di x è maggiore o uguale di φ di x, che è maggiore stretto di alfa fi. Almeno questo se fi di x era se dove fi di x era maggiore di 0. Ma ovviamente i lambda j noi li prendiamo solo quelli diversi da 0. Quindi su questi insiemi φ di x è maggiore di 0, perché quelli con lo 0 è inutile che ci mettiamo a fare l'integrale. Possiamo supporre quindi che lambda j è diverso da 0 per ogni j. Per ogni j da 1 a k. Siccome φ di x era più grande di 0, quando io lo moltiplico per alfa scende e allora il maggiore diventa stretto. Allora se f con n converge a f ed f è più grande di alfa lambda j su quell'insieme là, da un certo n in poi l'n dipenderà da x, ma non mi interessa, a me interessa soltanto che se io prendo x in e con j, prima o poi questo è maggiore di questo. Ma se prima o poi questo è maggiore di questo, vuol dire che in quest'unione, allora che questa unione sia contenuta in e con j è ovvio, perché sono tutti sotto insieme di e con j. Se prendo un punto in e con j, sta in uno di questi elementi qua, quindi quell'unione è esattamente uguale a con j, cioè non è che ci sta altre possibilità. Ma allora che cosa so io? Questa è un'unione crescente di insiemi
successione di ascendenti insiemi, la cui unione è esattamente congiunta. E allora abbiamo visto ieri che la misura passa al limite sulle successioni crescenti insieme. Quindi questo converge a questo ed è finito. Oh. L'altra disuguaglianza, quindi questa cosa dimostra? Dimostra, ripeto, questa disuguaglianza, che il limite degli integrali è maggiore o uguale agli integrali di prima. L'altra disuguaglianza è banale, perché l'integrale di f con n di x è minore o uguale dell'integrale di f di x. Allora, questa è misurabile e questa è misurabile, si possono integrare tutte e due. L'integrale, questa qua è più grande, questa è più grande di questa. Nel momento in cui questa è più grande di questa, quando fai il limite di questa rimane. Ci metti il limite, quindi il limite di questa è minore o uguale di questa integrale, minore o uguale di questa, e quindi l'altra disuguaglianza è perfettamente banale. Quindi è chiaro, una successione crescente, se il limite degli integrali fa 5, l'integrale del limite non può fare meno di 5. Quello che è interessante è che fa esattamente 5. E da dove è venuto il risultato? Se ci fate caso, è venuto esattamente dal fatto che la misura passa al limite della successione crescente insieme. Capisco che il risultato non sia piacevolissimo come scrittura, ma nasce da una necessità tecnica. Abbiamo dovuto mettere in mezzo quell'alfa, ok? Prima l'abbiamo dovuto mettere, poi lo vediamo quando andiamo a fare lo sistema di due qua. Perché abbiamo dovuto mettere in mezzo quell'alfa? Perché immaginate per esempio che il limite faccia 1, siamo su uno spazio di misura unitaria, il limite fa 1. Allora, tra le funzioni φ minori di f ci sta la funzione 1. Allora in quel caso tu questa disuguaglianza qua, se non ci metti l'alfa, non la raggiungi mai, perché quello si avvicina a 1 ma non è mai maggiore di 1. Invece se tu abbassi un po', moltiplichi per alfa, beh, in ogni punto, prima o poi, se la successione tende a 1, in ogni punto sarà maggiore di alfa. Quindi la necessità tecnica di introdurre quest'alfa viene dal fatto che, diciamo, dobbiamo provare che con J sia la migliore di questi. Ok? E quindi questo si chiama teorema di Peppo Levi ed è un primo punto, un primo risultato che dimostra come si può passare al limite sotto i segni integrali. Adesso facciamo Fatue e Lebesgue. Facciamo Fatue e Lebesgue e poi facciamo una parte e poi facciamo degli esempi. Facciamo molti esempi. Allora, secondo risultato di questa triade si chiama lemma di Fatue. Oh, vi sottolineo sempre il fatto che quanto stiamo dimostrando vale per l'integrale rispetto a una qualunque vale rispetto a un qualunque spazio di misura, quindi l'integrale rispetto a una qualunque misura cosmica. Quindi varrà per l'integrale di una misura di carica superficiale, varrà per l'integrale di una misura di linea, varrà per l'integrale di una misura che è fatta con delle lettere di Dirac, varrà, capito? Vale sempre. Perché noi non abbiamo, ce l'abbiamo detto, è uno spazio di misura, è una roba che ha quelle proprietà di base, abbiamo usato solo le proprietà di base, non abbiamo usato le proprietà specifiche di ogni misura. Allora, lemma di Fatue, cosa dice il lemma di Fatue? Il lemma di Fatue dice la cosa seguente, dice noi abbiamo una successione di funzioni f con n, vabbè, il solito spazio di misura x, poi abbiamo una successione di funzioni misurabili
maggiore o di che. Ok? Vabbè, qua dovevo scrivere il codo mio, ho scritto direttamente 0 più infinito invece di ripetere maggiore o uguale di 0. Scrivo in R e poi maggiore o uguale di 0. Quindi sono funzioni positive, come prima. No? Qua mi dice semplicemente che l'integrale del limit dell'f con n è minore o uguale del limit degli integrali. Poi vi farò degli esempi, vi farò vedere che quell'uguaglianza può non esserci. Cioè l'integrale del limite può essere strettamente più piccolo del limite degli integrali. La dimostrazione è alquanto semplice. Io vado a chiamare g con k l'estremo inferiore per n maggiore o uguale di k di f con n. È evidente che la funzione g con k è più piccola della funzione fk. Poi è altrettanto evidente che l'estremo, il limite, che g con k è una successione monotona non decrescente. Se vi ricordate, la successione che dà il limite è una successione monotona non decrescente. Vale punto per punto, vale pure per la funzione. E poi che il limite di g con k è uguale all'estremo superiore di g con k, che è uguale al limite di f con n. E questo per definizione, no? Limite degli inf è il limite. Il limite di questi inf è il limite. Ok? Ma noi cosa sappiamo? Se questa è più piccola di questa, noi sappiamo che l'integrale su x di g con k di x del mu è più piccola dell'integrale su x di fk di x del mu. Quindi, quando k tende a più infinito, qua mando k a infinito, no? E k là. Questo a chi converge? Questo converge all'integrale su x dell'imif degli f con n. Perché? Perché? Perché g con k è una successione monotona, non negativa, che converge a questa funzione qua. Applico Beppo Levi, l'integrale di questo converge all'integrale di questo. Questo è per Beppo Levi, eh? Passaggio vale per problema. Quest'altra successione dall'altra parte io non lo so se ce l'ha al limite, perché questa non sappiamo niente, però sicuramente ha un minimo limite. E quindi voi avete due successioni, queste sono successioni di numeri reali, non negativi. Questa converge a questa e questa è più grande. Allora il minimo limite di questa deve essere più grande del minimo limite di questa. Ma il minimo limite di questo è uguale al limite, quindi questo è meno uguale al minimo limite vabbè, una volta che ho scritto minimo limite la riscrivo così, con la n invece con la k, ma è la stessa cosa, anche se ci metto k è uguale, no? E abbiamo ottenuto il lemma di Fermi. Fine alla dimostrazione. Adesso siamo pronti per andare a dimostrare la convergenza dominante di Lebesgue.
Allora. Adesso noi abbiamo una successione, abbiamo il solito spazio di misura x, sigma, mu. Poi abbiamo una successione di funzioni misurabili. Poi supponiamo che il limite di f con n di x faccia f di x per quasi ogni x appartenente a x, quindi prendo il solito zero, insomma. Quindi un limite puntuale. Ecco, se mi fermo qua e provo a scrivere la tesi, cioè di passare al limite di successione integrale, la tesi non è vera. Ci vuole una piccola ipotesi in più, che non è, molto spesso non è difficile da verificare. Però ci vuole. Questa ipotesi sta riassunta in questa parola, convergenza dominata. Convergenza non è specificata, infatti, la convergenza puntuale, meno di quella. Dominata che significa? Che esiste una funzione g appartenente a L1. Allora, io quando scrivo L1, devo scrivere sempre L1 della misura mu sullo spazio x. L1 rispetto alla misura mu sullo spazio x. Ovviamente, molto spesso, voi scriverete L1 di R, o L1 di 02, o L1 di... capito? In quel caso, chi è? Indicate solo lo spazio x. Ok? E di che misura starete parlando? Se scrivete L1 e basta e non indicate la misura, state parlando della misura normale che ci sta su quello spazio, cioè per esempio se state in R state la misura di Lebesgue unidimensionale, cioè quella che dà le lunghezze, se state in R2 quella che dà le aree, se state in R3 quella che dà il volume, chiaro? Cioè quella che abbiamo fatto, quella che estende quella che abbiamo fatto in analisi 2. Quella che abbiamo fatto in analisi 2 non era una misura, perché era la misura di Peano-Jordan, che non è una misura perché non è numerabilmente additiva, ma aggiungendo, e poi lo vediamo, questo ne parliamo, lo accenniamo meglio alla costruzione come viene fatta, aggiungendo altri insiemi misurabili, si può estendere la misura di Lebesgue che sugli insiemi che avevi prima coincide perfettamente, ok? E lo stesso per gli integrali, l'integrale di Lebesgue estenderà l'integrale di, ok? Quindi per esempio se questa è una funzione integrabile secondo Riemann, stiamo in R2, è una funzione integrabile secondo Riemann di due variabili in che il cui valore assoluto deve avere un integrale finito. Stop. Non devi verificare altro. Chiaro? Qual è l'ipotesi? Esiste G tale che f con n di x è minore o uguale a g di x per ogni n appartenente a n e quasi ogni x. Dominata significa che il valore assoluto di f con n deve essere più piccolo di g. Quindi si dice che queste funzioni sono equi L1. Perché sono equi L1? Questa è L1. Quando vado a integrare questa, mi viene un numero finito. Quando vado a integrare questa, mi deve venire un numero finito. Questa è maggiore o uguale di 0, maggiore o uguale di questa. Quindi questa funzione è L1, ma sono equi perché sono tutte quante dominate dalla stessa funzione L1. Ok? Quindi questa è l'ipotesi, ma è un'ipotesi così gravosa da verificare? Non troppo. Per esempio, se il vostro spazio è di misura finita, pensate a un intervallo 0,10, e pensate che la vostra successione di funzioni sia limitata, minore di 100. 100 per 10 fa 1000, è un numero finito, quindi a
quel punto sicuramente la funzione che, che è maggiore è 100, l'integrale di 100 su una cosa lunga 10, vabbè, vale su qualunque spazio di misura finita se per esempio la successione di funzioni è limitata. Adesso avere una successione di funzioni limitata che converge puntualmente è prima col fischio che tu potevi dire che passava il limite sotto i segni integrali, adesso vuol dire, è chiaro? Prima dovevi addirittura dimostrare che il limite fosse integrabile secondo Riemann, in certi casi non lo era, ma è sempre integrabile, misurabile e quindi integrabile secondo le Beck, e poi passare al limite sotto i segni integrali. Ovviamente minore uguale di una costante non funziona sugli spazi di misura infinita. Faremo molti esempi di questa cosa. Però adesso, diciamo, una volta stato questo teorema qua è preziosissimo. È preziosissimo, è quello che giustifica il 90% e passa dei passaggi di integrale dentro e fuori quando fate. Certamente ci saranno casi in cui, no, ma alla fine praticamente è sempre questo. Anche se lo fate con un integrale superficiale sarà rispetto alla misura della distribuzione di carica superficiale, lo fate con un... praticamente sempre questo quando passate da dentro a fuori l'integrale, no? In molti corsi su questo punto l'integrale si può portare fuori, cioè scusate, la serie si può portare fuori dall'integrale e si continua. Perché questo? Chiaro? Allora, dimostrazione. Allora, dimostrazione. Andiamo a prendere la funzione, la successione di funzioni ausiliaria 2g di x meno
caso non è meno uguale a tuo objects. Questo certamente non è, cioè qua ho usato la disuguaglianza triangolare, è valore assoluto del primo più valore assoluto del secondo, il secondo è meno f, il valore assoluto di meno f è uguale a valore assoluto di f. Giusto per sapere che quello è maggiore o uguale a 0. Adesso noi cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che l'integrale del limit lascio un po' di spazio in più. L'integrale del limit di 2g meno f con n di x meno f di x indemnità è minore uguale del limit degli integrali di 2g di x meno fn di x meno f di x indemnità. Ok? Questo per il lemma di Fatou, l'integrale di minf è meno uguale di minf di f. Adesso questo a chi è uguale? Questo non è un limite, è un limite, perché questa è fissa, questa tende a 0, quindi questo qua è uguale all'integrale due volte l'integrale di g del minf. Questo altro integrale, continuo qua sotto, la parte destra della lavagna, questo altro integrale è uguale a il limite di 2g di x indemnità, vabbè, il 2 lo metto dentro, lo metto fuori, la stessa cosa, ok? Più il limite dell'integrale di meno f con n di x meno f di x. Per quale motivo? Queste due successive. Allora, questo qua è un numero fisso. Allora, quando voi avete la successione che è fatta da un numero fisso, due volte l'integrale di g, più una successione variabile, cioè voi prendete una successione a con n che ha minimo limite 2 e massimo limite 3, ok? E ci sommate 5. E che succede? Che il minimo diventa 7 e il massimo diventa 8. Quindi, diciamo, una costante aggiunta alla successione io lo posso portare fuori. Cioè, lo posso scrivere separatamente. Allora, scusate, qua non devo fare nessun limite, questo non dipende da niente, quindi 2 integrali di g. Era uguale, ma insomma. Siccome non dipende da n. Oh, però notate che qua stavolta non ho portato affatto il meno fuori. Perché? Allora, questa qua è una successione, scusate, meno di 2, 3, invece questa è negativa, no? Allora, mettiamo che il minimo limite fa meno 2 scusate, il minimo limite fa meno 3 e il massimo limite fa meno 2. Se porto il meno fuori qua, la successione cambia segno. Ma cambiando segno, che succede? Il minimo limite farà 2 e il massimo limite farà 3. Quindi, siccome questo qua era il minimo limite, quindi era meno 3, chi è il minimo limite di meno a con n? È meno il massimo limite di a con n.
minimo limite di mena con n è meno il massimo limite di a con n, che quello si rovescia. Quindi questo è uguale a 2 g di x, quindi a meno il massimo limite di f con n di x meno f di x. Vi ricordo che tutto quanto era maggiore o uguale di due volte l'integrale di g di x, okay. Questo era quello che c'era a sinistra, era meno uguale uguale a questo, che era meno uguale di questo, che era uguale a questo, eccetera, eccetera. Adesso questo numero qua, che è uguale a sinistra e destra, lo posso sottrarre. Perché lo posso togliere? Perché è finito. Se no, io ho una funzione magari dominante, la trovo lo stesso, ma se non è finito, a sto punto ci avrò problemi. Siccome è un numero finito, questo lo posso togliere sia a sinistra che a destra. Cosa mi rimane? 0 minore o uguale di meno il massimo limite dell'integrale su x di f con n di x meno f di x in mu. Oh, però questo qua è un lim sub di roba positiva, dovrebbe essere positivo. Cambiato di segno dovrebbe essere negativo. Allora se è maggiore o uguale di 0, qual è l'unica possibilità? Che fa 0. Cioè adesso se noi cambiamo segno otteniamo 0 maggiore o uguale di più lim sup, ma più lim sup è maggiore o uguale del lim inf, integrale su x di f con n di x meno f di x in del mu. Ma il lim inf, comunque la successione positiva, è maggiore o uguale di 0. Allora 0 meno uguale di questo, meno uguale di questo, meno uguale di 0, è tutto uguale a 0. Allora il lim sup è uguale al lim inf, e quindi il limite, tomando un po' più in alto, il limite di quegli integrali fa 0, così come avevo detto, come ha detto Lebesgue. Chiaro? Quindi vedete bene che se la convergenza è dominata, io grazie a questi passaggi, quindi questi, sono proprio incatenati questi risultati. Con Beppo Levi dipende sostanzialmente dal fatto che la misura passa linea su successione crescente di insieme. Fatou si appoggia su Beppo Levi. Lebesgue si appoggia su Fatou. È proprio bellissimo, perché poi qua non stai usando altro, ripeto, che le proprietà generiche della misura. La misura deve essere numerabilmente additiva sulla successione, e numerabilmente subadditiva se la successione non è misura. Passa la linea sulle successioni crescenti insieme, da questo segue. Chiaro? Quindi bello, pulito, e ripeto, vale per ogni misura. Ovviamente quello che cambia, se cambia la misura, potrebbe cambiare anche la sigma algebra sottostante, quindi potrebbero cambiare anche le funzioni misurabili, cioè bisogna stare attenti, non è che prendo una misura, cambio misura. Chiaro? Facciamo un esempio. Se io prendo la misura tridimensionale, siamo in R3, la misura tridimensionale è fatta con mi dà il volume, e ovviamente un pezzo di superficie non lo vede, perché è un insieme di misura nulla. Ma se io prendo una distribuzione di carica superficiale, che ha una densità superficiale, no, quella misura non ci posso alterare la mia funzione sulla mia superficie, perché quella là è un insieme di misura non nulla. Cosa è un insieme di misura nulla? Quello che non sta su quella superficie, oppure quello che sta su quella superficie ma sta su una linea. È chiaro? Quindi
Attenzione che questi concetti poi, se cambio misura, vanno calati di volta in volta nel contesto. Però il bello è che la pulizia di questi concetti, di questi teoremi, di queste affermazioni, è che vale per ogni misura. Ok? Quindi, per esempio, se prendo una misura fatta da una delta di Dirac o da sette delte di Dirac messe qua, qua, là e qua, allora io tutto quello che sta fuori di questi sette punti posso ignorarlo, ma quei sette punti sono fondamentali, perché non sono insieme di misura 1. Tutto il resto che sta fuori è insieme di misura 1, quindi a quel punto la mia funzione, quello che fa fuori di quei sette punti, non è importante, ma su quell'insieme di misura, sui punti invece conta esattamente quello che fa là. È chiaro? Quindi, ripeto, i risultati vanno contestualizzati di volta in volta, però quello che, tutto quello che abbiamo detto è vero, però spazio di misura x, sigma, ovviamente per avere lo spazio di misura prima ci deve avere x, poi deve aver costruito sigma e poi ci deve aver messo